tutto è pronto. Lasciamo alle note dell'inno di Mameli prima dell'inizio. Pala SGR in piedi ad applaudire per i ragazzi, intanto che si riprende il riscaldamento per le squadre. Jesse Valsesia, che questa sera vuole continuare la scalata della classifica, visto che hanno raggiunto ormai i piani alti, sono in zona playoff e vogliono cercare di scalare il più possibile una classifica che veramente è corta e veramente si trova a pochi passi una squadra dall'altra, e quindi la loro voglia è quella di arrivare veramente nelle posizioni importanti. Dall'altra parte Sant'Arcangelo, una squadra che purtroppo è vittima di tanti infortuni e quindi, come le ultime partite, dovrà fare di necessità virtù, ma che ha sicuramente la voglia di portare a casa una partita importantissima in chiave playoff. Questa sera rientra, anche se non al 100%, il bomber dalla lunga distanza Luca Pesaresi. Chiediamo a coach Oppi qual è la sua opinione, perché Valsesia è una squadra assolutamente con una prestanza importante atletica, è una squadra che sta molto chiusa dentro l'area. Quando sarà importante il tiro da fuori per i ragazzi di Tassinari? Innanzitutto buonasera a tutti, è sempre un onore prendere il posto di Cristian Tartaglia, stasera assente come l'anno scorso, comunque dai, buonasera. Riguardo alla partita, sicuramente Valsesia è molto in forma, noi abbiamo fatto vedere nelle ultime due partite che anche in condizioni precarie di numero e con vari infortuni abbiamo dato comunque il meglio. Sicuramente il rientro di Pesa, speriamo al 100%, sarà fondamentale stasera, e io credo che i nostri ragazzi possano reggere con qualsiasi squadra anche in condizioni fisiche precarie, quindi dobbiamo essere assolutamente positivi e vedremo una bella partita anche stasera. Poco più di due minuti all'inizio della gara. Da segnalare, dicevamo appunto, gli infortuni purtroppo Francesco Bedetti e Federico Botteghi sono fuori. Matteo Botteghi è sicuramente l'infortunio più lungo, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo a Matteo perché possa rientrare il prima possibile. Dall'altra parte è bello vedere comunque che la panchina degli Angels va a riempirsi di ragazzi giovani. Una delle cose fondamentali, appunto, il settore giovanile di Sant'Arcangelo, che ogni anno ci dà la possibilità di vedere sempre nuovi interpreti che si affacciano su palcoscenici importanti, e qui chi meglio di chi vive tutti i giorni gli allenamenti e le partite del settore giovanile per parlarci di tanti ragazzi giovani che di volta in volta si affacciano alla panchina della prima squadra. Sì, sicuramente i nostri ragazzi
si stanno comportando molto bene. Adesso questa sera abbiamo in panchina Giacomo Massari e Federico Tognazzi, però comunque a turno, partendo da Ramilli, Giuliani e tutti gli altri ragazzi, per loro è fondamentale questa esperienza. Sicuramente tutti se lo meritano per la stagione che stanno facendo, anche di essere convocati qualche volta e di partecipare agli allenamenti. Questo è una cosa fondamentale per i nostri ragazzi e se lo meritano assolutamente. E sicuramente è utile anche per la prima squadra, che tiene sempre il ritmo alto. Costa Sinari vuole sempre 10-12 ragazzi ad allenarsi per tenere ritmi altissimi, e questo poi fa sì che tutti i ragazzi in prima squadra, anche se poi giocano in 6-7, possano essere in condizioni migliori. Quindi questo è un progetto che parte da Paolo Carasso in primis, ed è una bellissima possibilità che viene data ai nostri ragazzi. Vedremo stasera se Federico potrà entrare come le ultime due partite in trasferta, anche a dare qualche minuto di cambio a Sapo o a qualcuno degli altri. Sicuramente si farà trovare pronto. Tutto è pronto per l'inizio. Si attende che gli arbitri vadano a alzare la consueta palla 2. Minuto di silenzio. Tutto adesso è pronto, era giusto espletare anche questa cosa, il rispetto per tutto quello che è purtroppo quel che di negativo c'è nella pallacanestro. Purtroppo tendono a scomparire anche personaggi illustri, e quindi è giusto ricordarli con un minuto di silenzio. Nel frattempo, alzata la palla 2, vinta immediatamente dagli ospiti, che si portano immediatamente in avanti. L'uscita dai blocchi, si va da Santa Rosa che sbaglia il primo tiro, al rimbalzo di Luca Bedetti, Cardellini dall'altra parte. Luca Bedetti che mette a sedere il proprio difensore, poi lo scarico per Gioele Moretti che alza la colomba e mette a segno sul boato del Pala SGR i primi due punti. Dall'altra parte c'è Quartuccio che chiaramente fa il playmaker, doppio palleggio. Ha ragione l'arbitro, perché ha smesso di palleggiare, poi ha fatto un ulteriore palleggio di controllo. Quartuccio si lamenta col proprio compagno perché ha fatto infrazione di doppio palleggio, giustamente aveva cercato il passaggio, poi non ha trovato il ricevitore, quel palleggio di troppo. Saponi intanto, bello l'assist per Moretti che appoggia la pennellata mancina. Un canestro di destro, un canestro di sinistro. Moretti 4, Valsesia 0. Rimessa degli Angels, ottima la difesa di Capitan Saponi. Fuori dal campo? Cardellini. Si attende l'uscita dai blocchi di Bedetti che riceve. Si va da Moretti, finte di Moretti che poi decide di andare sotto da Saponi. Uno contro uno di Saponi. Alza il semigancio, non trova il fondo del secchiello, ma rimbalzo in attacco di Luca Bedetti che subisce il fallo.
andrà in lunetta con due tiri liberi Luca Bedetti. Buono il primo. È stato il primo fallo di Zucca. Sbaglia il secondo, c'è il rimbalzo del centrone ospite. Ancora Quartuccio a portare su palla per i suoi, lo scarico per Santa Rosa. Ancora lui che riceve, buona la difesa di Fusco che tiene col corpo, poi Santa Rosa, che chiaramente è molto più esperto, lo manda fuori equilibrio appoggiandosi sul petto e appoggia al vetro i primi due punti degli ospiti. Luca Bedetti, serie di finte, si va da Cardellini che vuole il blocco, arriva al fischio arbitrale, è il secondo fallo di Zucca che dovrà uscire dal campo. Al suo posto entra Gianluca Giorgi. Sicuramente un lungo che entra, che è un lungo di peso ma meno atletico rispetto a Zucca, che diciamo ha come caratteristica principale un'ottima elevazione. Tentativo di Fusco che va fino in fondo e appoggia due ottimi punti. Bella la personalità di questo ragazzo del 96. Molto bella la personalità di Francesco, che si, in questa partita che Tassinari ha avuto bisogno di lui, si è subito fatto trovare pronto, perché in molte partite comunque non è neanche entrato, però questa è una sua caratteristica, non ha paura di nulla, è sempre stato così anche nelle giovanili, era quello su cui ci potevamo affidare nei momenti più critici. L'inizio Angels comunque sono partiti molto concentrati, molto quadrati, in tutte le quattro azioni sono andati a segno. Valsesia, giustamente il coach ospite ha chiamato time out perché attacchi poco organizzati, infatti l'unico attacco organizzato che hanno fatto sono andati a segno, per ora molto confusionari. Vedremo adesso se con questo time out riusciranno a entrare in partita anche Valsesia, noi naturalmente speriamo di no, però dopo due minuti e mezzo comunque sicuramente è un buon inizio per Sant'Arcangelo, avanti 7-2. Solo le squadre rientrano ora in campo. Vediamo subito dalle prime azioni se il coach ospite è riuscito a scuotere i suoi. Subito un pick and roll, Cardellini, Saponi subito a segno, rientra subito alla grande Sant'Arcangelo, 9-2 sul canestro di Cardellini. Azione più ragionata, sicuramente il time out portati palla a Santa Rosa che segna ancora lui. Giustamente nei momenti di difficoltà si va dal giocatore più rappresentativo, esperto della squadra. Cardellini tenta un attacco in velocità ma purtroppo non va a buon fine, e il contropiede ospite neanche, quindi il rimbalzo di Fusco, prova a ripartire Gioele, è un momento di giocare un po' più organizzati adesso. Sì, infatti per fortuna Gioele attende l'arrivo dei compagni e gioca con Saponi. Vedete, trova l'uno contro uno, purtroppo non va a segno, però saranno due tiri liberi per Luca. Luca in queste ultime partite si è preso un po' la squadra in mano con l'assenza di Francesco e anche gli acciacchi di Pesaresi. Giustamente Luca è uscito insieme a Saponi e Cardellini, più esperti della squadra. Anche stasera l'inizio comunque è positivo per Luca, che torna ancora in lunetta. Nove a quattro.
sbaglia il primo Luca Bedetti. A segno il secondo. Coach Pansa infuriato con Giorgi e non ha trovato l'appeal giusto con la gara. Dall'altra parte Zucca si butta dentro ma viene dato il fallo prima. Vediamo se va contro il capitano giallo-blu. Questa è l'indicazione dell'arbitro. Primo fallo di Alberto Saponi. Punteggio di 10-4, 6-0-9 da giocare in questo primo quarto. Quartuccio, la palla per Santa Rossa. Decidono di non giocare il mismatch, tira da fuori e segna Zucca da 3 punti. Viene dato da 2. Noi eravamo convinti fosse da 3, sembrava fuori dall'arco, ma gli arbitri sicuramente hanno visto meglio di me. A questo punto l'iniziativa è in mano a Capitan Saponi, che cerca di appoggiare ma non trova il fondo del secchiello sull'opposizione dei giocatori ospiti. Zucca vuole il passaggio sotto ma non gli viene dato. Giovara scarica in angolo, tiro sbagliato, buono il rimbalzo di Gioele Moretti. Cardellini già dall'altra parte per Bedetti, che finta e poi pasticcia un po' nell'uno contro uno. Arriva l'infrazione di passi secondo l'arbitro per Santa Rossa, che si è rialzato dopo aver controllato a terra. Coach Pansa è furibondo, viene invitato dagli arbitri a rientrare nelle righe. La palla di Saponi per Cardellini. Si va ancora ad Alberto Saponi. Mani poco precise in questo momento nei passaggi. Invenzione incredibile da parte di Cardellini, che non trova il fondo del secchiello. Peccato, perché la recuperata di Luca Bedetti poteva essere importante. Dall'altra parte spende il fallo Moretti. Giovara è andato a subire il fallo di Moretti. Secondo fallo di squadra per Sant'Arcangelo. Tentativo di Zucca di consegnare la palla, ma veramente è un mastino Gioele Moretti. Non vuole concedere un centimetro all'avversario, che poi sbaglia la conclusione. Ben difeso. Cardellini intanto girandole dei cambi pronte anche per Sant'Arcangelo, cubo dei cambi pieno. Riesce a portare sotto canestro Quartuccio nel mismatch Luca Bedetti. Importante sui cambi di Valsesia sfruttare Bedetti contro i piccoli, no? Assolutamente, la strapotenza fisica contro i piccoli di Luca oggi sarà fondamentale. Adesso si trova Santa Rossa, ancora servito contro Fusco. Vediamo se Francesco comunque regge l'urto dell'esperto Santa Rossa, vari anni in Serie A. Qui non va il contropiede di Bedetti, purtroppo, che chiede anche il fallo, però andato in un vicolo cieco forse questa volta Luca. Rimessa Valsesi, adesso parte qualche cambio, entra Bianchi per Fusco. Costa Sinari abbassa un po' il quintetto ed entra Simone Tomassini, 93, scuola Bergamo mi sembra. L'aveva incontrato al torneo delle regioni, era nella Lombardia, giocava Blu Aerobica Bergamo. Adesso comunque a centimetri sicuramente più alta Valsesia. Tomassini comunque un esterno ma alto. Non va la tripla di Santa Rossa proprio sullo scarico di Tomassini. Adesso Sant'Arcangelo prova a giocare più organizzata, ma Bianchi lasciato completamente libero dall'angolo, trovato da Luca Bedetti. Prova la tripla a Piccio.
Purtroppo con l'assenza di Tartaglia mancherà qualche urlo, però io sono un po' più calmo. Ci perdoneranno, anche Tartaglia mi perdonerà quando sentirà. Si palla sotto, purtroppo Giovara trova il canestro sul fallo di Gioele Moretti. Ci sono molti mismatch sotto contro i nostri ragazzi, purtroppo. Andiamo 15-8, lunetta per l'aggiuntivo. Anche purtroppo il secondo per Gioele. Vediamo se segnerà l'aggiuntivo il giocatore Valsesia. Non va, ma rimbalzo di Pizzo Bianchi. 15-8. Sono passati 7 minuti. Adesso Cardellini prova con il pick and roll con Saponi e sul cambio sopra si trova purtroppo lontano dall'area contro un piccolo. Servito ancora sotto Sapo, questa volta raddoppiato. Non va la tripla di Pizzo Bianchi. Adesso parte il contropiede di Valsesia per Tomassini. Azione un po' casinata per Valsesia. Purtroppo trovano un canestro, questa volta un po' fortunoso, di Zucca. 15-10 Sant'Arcangelo. Niente da fare, un'altra palla persa per Sant'Arcangelo e Valsesia riparte subito in contropiede. Tomassini forza un tiro sul rimbalzo. È automatico qui il time out di Costa Sinari. Dopo tre azioni in fila con canestro subito, giustamente Davide chiama il time out e deve assolutamente risistemare i suoi, vedere probabilmente anche qualche cambio, perché per ora è entrato solo Pizzo Bianchi. Sicuramente la freschezza di Valsesia riporta vicini gli ospiti. Poco meno di 2 minuti da giocare in questo primo quarto. Avanti ancora di 3 Sant'Arcangelo, ma Valsesia ha voglia di farsi sotto. Partite tirate in questo sabato sera, vi diciamo così, perché anche Rimini e Piacenza, vediamo il risultato in diretta, stanno 12-10, quindi anche lì si è ancora praticamente in parità, ma è normale, è solo il primo quarto e quindi ci sarà, insomma, da vedere e da soffrire un po' in tutti i campi per riuscire a capire quali saranno le magnifiche otto che andranno a contendersi i playoff alla fine di questo girone di ritorno, che si preannuncia veramente scoppiettante. In questo momento sono al lavoro anche tutti i direttori sportivi, che stanno cercando di andare a colmare le lacune delle varie compagini, quindi il mercato è lì veramente fiorente. Ancora non si sono visti colpi incredibili a ripetizione, perché chiaramente il mercato è ancora lungo, finirà alla fine del mese di febbraio, che non è ancora cominciato. Dall'altra parte va a impattare la partita Valsesia, 15 pari con 1 minuto e 20 da giocare. Gatti, ragazzo del 91, ha deciso di mettere anche lui la propria firma sulla partita. Intanto Luca Bedetti va a subire il fallo, andrà nuovamente a viaggiare dalla linea della carità. Cambio per Valsesia, esce Quartuzzo, al suo posto entra Dotti. Segna il primo Bedetti. Sbaglia il secondo, poi cerca di prendere il proprio rimbalzo, ma per l'arbitro è invasione. Luca Pesaresi intanto dentro. Vediamo se
la zona di Sant'Arcangelo porterà gli effetti sperati. Si vuole sfidare al tiro Valsesia, Gatti va a tirare e a segnare, 18 a 16 per la formazione ospite. Gatti, diciamo che lo conosciamo molto bene come ragazzo che ha sicuramente una ottima mano da fuori. Bianchi spara dall'angolo e segna, colpo su colpo di Sant'Arcangelo che riporta il naso avanti. Adesso vogliono chiamare lo schema L per liberare il tiro di Gatti, e infatti è lui che va a mettere altri due punti, ultimi 10 secondi di questo primo quarto. Vediamo se si gioca con il blocco per Cardellini, che guadagna il centro dell'area ma non trova il fondo del secchiello. L'arbitro decide di non fischiare, finisce così il primo quarto con gli ospiti avanti di un punto, 20 a 19. Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità. Consegnata la prima palla a Pesaresi per Cardellini, che va a impostare per i suoi. Approfittiamo per ringraziare Gabriele Moretti in regia. Tutte le immagini che vedete sono opera sua, il nostro regista che è veramente inossidabile. Dall'altra parte assist immediato di Pesaresi per Luca Bedetti. Torna avanti Sant'Arcangelo più uno. Ringraziamo anche il duo Marche Marco, Serafini e Bronzetti alle statistiche. Anche questa una coppia vincente. Squadra vincente, non si cambia. Arriva il primo fallo fischiato contro Nicola Bianchi. Vengono dati due tiri liberi a Gianluca Giorgi, che è entrato in campo sicuramente più carico, vista anche le pesanti recriminazioni da parte del coach Pansa contro di lui durante il primo quarto, intanto che era in panchina. Veramente, insomma, come si suol dire, l'ha sverniciato. Adesso è entrato in campo sicuramente più convinto, fa uno su due ai liberi, impatta la partita, 21 pari, 9 minuti e 15 da giocare. Vediamo adesso se sicuramente l'ingresso di Pesa ha messo più attenzione sul perimetro da parte della difesa di Valsesia, e più libertà anche per Luca Bedetti, infatti prima ben pescato da Pesa sulla penetrazione. Ci vediamo, rientra Gioele Moretti dal cambio a Cardellini. Valsesia sicuramente adesso è entrata decisamente in partita, e in questo momento subiamo centimetri su ogni ruolo. L'unico forse alla pari Sapponi, però sugli altri veramente subiamo tantissimo fisicamente. Adesso anche l'azione prima, il rimbalzo offensivo, l'ennesimo rimbalzo offensivo. Vediamo se comunque con la grinta i nostri ragazzi riusciranno a tenere a bada l'attacco di Valsesia. Il primo segno per Sapponi, purtroppo il secondo non va a segno. Più uno a Sant'Arcangelo dopo un minuto passato nel secondo quarto. Una difesa uomo per Tassinari. Vediamo, stazione di pick and roll, servito Gatti, e gran recupero di Pizzo Bianchi, sempre pronto, e canestro. Questa è la sua specialità, oltre che aver messo su un buon tiro da tre per Pizzo, questa è sempre stata la sua specialità. Detto anche Arsenio Lupin, però purtroppo questa volta è il secondo, pesca il secondo fallo l'arbitro di Pizzo. Purtroppo è sempre così, quando si è molto aggressivi a volte si recupera palla, ma a volte si rischia anche il fallo, e qui è il secondo per Nicola Bianchi, che si lamenta con l'arbitro, però fallo abbastanza chiaro. Per fortuna il primo non va a segno per il giocatore di Valsesia. Abbiamo Lunetta Giovara, il secondo a segno, 24-22 Angels. Pesa chiama il gioco,
Vediamo cosa prevede l'uscita di Pizzo. Si va sempre sotto per Saponi, che parte in una gran lotta contro Giorgi, e prende il fallo per una rimessa a Sant'Arcangelo, secondo di squadra. Sono partite entrambe le squadre più aggressive in questo secondo quarto. Siamo già a due falli a testa. Sulla rimessa vediamo se è servito Saponi, difesa molto controllata, Pesa trova l'uomo libero nell'angolo, è Luca Bedetti, giusta lettura per Pesa, purtroppo non va a segno il tiro di Luca. Giovara ad impostare, vediamo, si va sotto sempre a cercare il mismatch. Troppo Pesa subisce tanto, però adesso bravo Pesa, brava anche la difesa in aiuto. È arrivato anche il momento per Giulian Gualtieri, che entra per Nicola Bianchi con due falli. Sicuramente Costa Sinari questa è la scelta, perché comunque Pizzo è entrato benissimo in partita, 8 punti per lui con due bombe. Vediamo se Giulian si farà trovare pronto anche lui. Per ora tutti i ragazzi, tutti gli 8 ragazzi entrati in campo hanno dato il loro contributo. Non va la tripla di Pesa. Bedetti salva la palla, però concede un contropiede a Valsesia. Giorgi contro Saponi, un tiro veramente fuori equilibrio e parte il terzo fallo di squadra per Valsesia. Fermato Moretti che ripartiva in contropiede. Adesso altri due cambi, rientra Santa Rossa. Do la linea a Stargate e io la prendo al volo. 7:40 da giocare, 24-22 Sant'Arcangelo. C'è da soffrire, ragazzi, non si molla niente. In tribuna anche una rappresentanza di Ravenna a vedere gli Angels questa sera, Eugenio Rivali, playmaker che qui ha fatto veramente le fortune della società gialloblu. Insieme a lui anche Raschi, che è in tribuna a guardare Sant'Arcangelo. Ci ricordiamo inizio stagione l'amichevole fatta con Ravenna, stato qualcosa veramente di molto bello per i tifosi che c'erano, dove abbiamo potuto vedere i nostri ragazzi giocare anche contro una squadra del piano superiore, vedere comunque anche come si sono comportati i ragazzi contro gli americani. Ma torniamo a questa Serie B che è tutta italiana o quasi. Ci riferiamo ai naturalizzati, ogni tanto ce n'è qualcuno che gira. Ne sanno qualcosa i nostri amici di Forlì con Vico, che è argentino ma chiaramente gioca da italiano. Esce Giovara, intanto rientra Giacomelli. Sarà importante per Sant'Arcangelo continuare ad avere confidenza col tiro da fuori, perché dentro l'area chiaramente ci sono veramente tanti chili e tanti centimetri da affrontare. Palla immediata per il tiro dall'angolo di Moretti, solo ferro per lui. La palla arriva da Santa Rossa, non se la sente di andare uno contro uno. Altro cambio di Sant'Arcangelo, buonissima l'azione questa volta di Tomassini, che va a tirare bene da due dal cuore dell'area. Arriva il fischio dell'arbitro che va contro Tomassini. Rientra Quartuccio per Tomassini. Dall'altra parte rientra Mattia Cardellini al posto di Luca Bedetti. Adesso il numero 3 della squadra sarà Gioele Moretti, con Gualtieri che addirittura va a fare il numero 4. Dall'altra parte Saponi gioca l'1 contro 1 e subisce
ancora il fallo. Il fallo viene dato a Santa Rosa, sono due tiri liberi per Alberto Saponi in virtù del bonus già acceso per gli ospiti. Sbaglia il primo Saponi. Buono il secondo. 27-24. Quanto può incidere la stanchezza su Saponi, visto che insomma dovrà gestirsi e giocare tanti minuti? Oggi Sapo sarà sicuramente costretto a giocare tanto come nelle ultime due partite. Sicuramente arriverà chiaramente stanco a fine gara, però Costa Sinari ha bisogno di lui, anche se non sarà un Sapo al 100% visto l'ampio minutaggio. Sicuramente non ha alternative in questo momento Tasso. Pesa prova l'azione personale, forse cerca anche troppo il fallo e non va a segno. Santa Rosa ancora un altro rimbalzo offensivo sulla tripla del compagno e se la gioca sotto per contro Moretti, non arrivano aiuti e sullo scarico niente da fare. L'altro rimbalzo di Sapo. Sapo comunque sta lottando come un leone. Cardellini gira per Gualtieri e trova Moretti ancora sul perimetro. Quintetto molto perimetrale sicuramente, ha quattro guardie in campo per il momento. E Cardellini a rischio passi, però trova il fallo di Santa Rosa. Saranno due tiri liberi per Cardellini. Forse qua l'attacco di Sant'Arcangelo un po' graziato, però portiamo a casa due tiri liberi importanti in questo momento in cui le squadre si stanno studiando. Si continua sempre su piccoli vantaggi di Sant'Arcangelo. Siamo più uno al momento a metà del secondo quarto. Primo assegno per Cardellini, più due. Luca Bedetti prova a dare indicazioni a Zuele. E anche il secondo assegno per Cardellini, siamo più tre, 29-26. Chiama il gioco il coach di Valsesia, il quartuccio a dirigere in questo momento. Provano giustamente ancora palla sotto contro la difesa di Cardellini, qui mismatch ce ne sono e Paolin trova il fallo proprio di Mattia Cardellini. Due tiri, tutte e due le squadre in bonus ora. Avremo 5 minuti di bonus per entrambe le squadre. Vedremo molti giocatori a lunetta secondo me, visto la fisicità che ci stanno mettendo tutte e due le squadre in campo. Il primo assegno per Paolin, meno due per Valsesia. In questo momento Gatti e Giorgi provano a rimbalzo, ma anche il secondo assegno. 29-28 per Sant'Arcangelo. Adesso è Pesaresi a dirigere l'attacco e intanto sul cubo dei cambi di nuovo Luca Bedetti. Giusto due minuti di riposo per lui, giustamente dati da Tasso, per non arrivare veramente senza fiato alla fine del secondo quarto. Vediamo per chi sarà il cambio. Cambia per Luca Pesaresi. Sicuramente oggi Pesa non ha ancora tanti minuti sulle gambe, però averlo in campo è sempre un pericolo per gli avversari. Attacco di Sant'Arcangelo con l'assist di Saponi per Gioele Moretti. Qui veramente Moretti fa vedere di che pasta è fatto. Azione fotocopia di quella del primo quarto. Giacomelli, tiro alla Basile, va di ignoranza, rimbalzone di Mattia Cardellini che poi scarica per Luca Bedetti che subisce il fallo, non trova il canestro, decide di sputare
il ferro, la conclusione di Bedetti sul fallo di Quartuzzo. Luca Bedetti ancora dalla linea della carità. Intanto esce Quartuzzo e rientra Tomasini. Buono il primo libero di Luca. Due su due, 33-28, 4-10 da giocare. La pausa lunga è vicina, ma non così tanto, bisogna ancora metterci veramente sangue e lacrime. Il tiro da fuori di Giacomelli che sbaglia ancora. Rimbalzo di Luca Bedetti che si lancia in contropiede. Lo scarico per il tiro dall'angolo di Gualtieri. Lotta a rimbalzo che premia Zucca, che adesso si inventa anche playmaker Gatti. Paolin, la palla per Giacomelli che probabilmente commette infrazione di passo in partenza, non sanzionato dall'arbitro. Poi sul rimbalzone di Saponi arriva il fischio degli arbitri. Saponi andrà in lunetta. Secondo fallo di Giacomelli che si arrabbia con gli arbitri, ma effettivamente ha cercato di portare via il pallone a Saponi in maniera irregolare. Esce Giacomelli, rientra Giovara. Buono il primo per Saponi. Buono anche il secondo. Palla con gli Ulcini, va dentro. Tomasini, ben difeso da Gualtieri. Si cerca l'azione all'interno dell'area, ma non ci sono scarichi possibili. Infatti arriva il recupero di Gualtieri che lancia immediatamente Moretti, che segna in contropiede il più 9 di Sant'Arcangelo quando mancano un po' meno di 3 minuti alla pausa lunga. E arriva il grido Angels Angels dalla tribuna centrale, da tutto il Pala SGR. Coach ospite assolutamente obbligato al time out. Parziale di 8-0 per Sant'Arcangelo sull'ottima difesa, fatto di un'ottima difesa. Valsese sta continuando a cercare i mismatch, ma per ora non sta portando a risultati utili. E piano piano, un punto alla volta, un'azione alla volta, Sant'Arcangelo ha preso un discreto vantaggio per ora sul più 9, 37-28. Vediamo se in questi 3 minuti riuscirà a tenere il vantaggio ottenuto. Si ripartirà dopo il contropiede di Gioele Moretti, si ripartirà con rimessa Valsesia. Il coach ospite si lamenta per qualche contatto non fischiato, però contatti molto dubbi secondo me. Per ora l'arbitraggio è abbastanza buono. Si riparte con Simone Tomasini. Vediamo cosa proverà l'attacco. E c'è subito un fallo in attacco, un gomito troppo largo per Giovara e palla a Sant'Arcangelo. Ottima cosa per il rientro dal time out. Questa subito una palla persa per Valsesia. È entrato Francesco Fusco per il capitano Saponi. Sicuramente un minuto o due per Sapo saranno fondamentali in questo momento.
per arrivare un po' più lucido a fine gara e anche senza problemi di falli. Per ora un solo fallo per Alberto. Luca prova l'uno contro uno e trova un gran canestro, canestro dei suoi, più 11 Sant'Arcangelo, 2 minuti e 20 alla fine del secondo quarto. Si cerca ancora in angolo Gatti, ben chiuso da Luca e Fusco. Vediamo sullo scarico, adesso trovato completamente libero Gatti, dopo le due triple nel primo quarto non va a segno, prova il contropiede, vediamo se Bedetti innesca Francesco Fusco per il più 14. Grande uscita dal timeout per Sant'Arcangelo, che continua sulla stessa strada. Su un contropiede Fusco ha lasciato completamente libero dall'angolo, adesso è purtroppo costretto al fallo su Giorgi, fallo obbligato per non concedere i due punti, fallo a Francesco Fusco. Vediamo, è il primo fallo per Francesco, due tiri liberi per Giorgi sul 42-28 Sant'Arcangelo, 1 minuto e 40 dalla fine del secondo quarto. Non va a segno, buon fallo per Francesco che ha fermato i due punti quasi certi di Giorgi da sotto e va a segno il secondo, 1 su 2 per Giorgi, più 13 Sant'Arcangelo. Vediamo Cardellini, chiama il gioco sul ribaltamento, ha servito Giulian Gualtieri, prova l'uno contro uno, forse un contatto ci poteva stare. Adesso Tomasini cerca il fallo sul contropiede contro Fusco, il gioco fuori per Gatti e Paolin non va a segno e sul rimbalzo offensivo si danno fastidio i due giocatori, Giovara e Giorgi, ed è palla Angels, un minuto al termine. Risale ancora l'urlo della tribuna, Angels. Vediamo quest'ultimo minuto. Mattia Cardellini chiama lo schema per i suoi. Ci sentiamo di fare veramente tantissimi complimenti a Francesco Fusco, che ha giocato anche ieri sera in Serie D con i CNO. Qui un canestro e fallo clamoroso di Luca Bedetti che spacca la difesa, va a segnare e a subire il contatto. Andrà in lunetta con l'aggiuntivo. Dicevamo, i complimenti a Francesco Fusco, non è facile trovare la giusta concentrazione dopo che si ha una partita con tanti minuti sulle gambe il giorno prima. Bravo Luca che condisce l'azione da tre punti anche con il libero aggiuntivo. Tentativo, arriva il fischio degli arbitri, vediamo se va contro Bedetti o Cardellini. Vengono dati due tiri liberi. Primo fallo di Luca Bedetti. Non è d'accordo Luca Bedetti. Trentesimo punto segnato dagli ospiti, 42 secondi da giocare. Buona anche la seconda conclusione. Cardellini palla in mano, sfrutta il blocco, l'apertura per Luca Bedetti che punta l'avversario, va ad appoggiare ma non trova il fondo del secchiello. Paolin si butta dentro, poi scarica per il tiro da tre di Gatti che segna. Ultima azione di questo primo tempo, 45-34 per Sant'Arcangelo, 7 secondi da giocare. Serie di finte, si va da Bedetti che subisce un contatto, vola a terra, non è fallo per gli arbitri. Finisce così la prima metà di gara, 45-34 per i padroni di casa. Tutto è pronto per l'inizio del terzo quarto.
ospiti con la prima palla del secondo tempo. Quartuzzo imposta lo schema per i suoi, arriva immediata l'interruzione del gioco. L'arbitro ha fermato il gioco, bisogna sistemare un attimo. La situazione. Problemi risolti, si può ripartire. Adesso non c'è più discrepanza tra il tabellone e i 24. Santa Rosa sbaglia, ottima la difesa da parte di Fusco, arriva la rubata di Paolin che scippa con la Vespa la palla a Bedetti. La palla per Fusco adesso che va da Luca Bedetti. Luca Bedetti tira da tre punti, è un cross che finisce in mano a Tomasini. Ancora Santa Rosa, Paolin, il no look per il tiro sbagliato di Tomasini. Cardellini giustamente vuol far ragionare i suoi, lo scarico per Gioele Moretti che arma la mano e segna da tre punti. Quartuzzo attende di servire i compagni ma non si fa vedere nessuno, poi Zucca riceve in punta, Paolin si vuole andare da Santa Rosa, ricordiamo autore di 20 punti nell'ultima gara. La palla dall'altra parte viene persa per un attimo da Luca Bedetti e poi sulla finta gli viene tirata fuori da Paolin. Sarà rimessa dal fondo per Sant'Arcangelo. La palla, Capitan Saponi, il consegnato per Mattia Cardellini che spara da tre punti, solo ferro per lui. Il rimbalzo di Santa Rosa che poi apre per Tomasini. Si va ancora da Quartuzzo che tira da tre punti, sbaglia, tapin volante di Zucca che appoggia da sopra all'altezza del ferro. Dicevamo, gran saltatore Zucca, infatti si è fatto vedere subito alla prima occasione, è andato ad appoggiare sopra il ferro. Santa Rosa abbassa le mani e Luca Bedetti è molto bravo a far vedere l'azione fallosa. Terzo fallo di Santa Rosa, entra immediatamente Gatti. Non si vuole concedere il vantaggio del quarto fallo. Santa Rosa, dicevamo, sicuramente una delle mani più educate della squadra di Valsesia. Dall'altra parte Luca Bedetti continua a portare a scuola il proprio difensore mettendoci tantissima fisicità. Cospansa decide di mandare sul cubo dei cambi Giorgi per mettere altri chili. Bedetti anche a rimbalzo offensivo, veramente strapotere atletico di Luca Bedetti. Bedetti sta facendo, Luca sta facendo una partita veramente super, 16 punti, 10 rimbalzi al momento, siamo solo ad inizio terzo quarto, prova ancora ad andare sotto contro Paolin, però tutta la difesa chiusa su di lui, scarica Moretti, tiro forzato ma era obbligato allo scadere di 24, Tomasini prova il contropiede, adesso ragiona Quartuccio sotto per Paolin che trova il fallo, questo un po'
forse un po' regalato dagli arbitri, fallo di Francesco Fusco, che infatti chiede spiegazioni alla coppia arbitrale. Secondo fallo per Fusco, intanto un altro cambio, Giorgi rientra in campo, tanti cambi per Valsesia per tenere sempre fisicità molto alta. Il coach ha già effettuato già il terzo cambio in questo quarto, non va il primo per Paulin, si rimane sul 50-36 Angels. Vediamo il secondo per lui, a segno 50-37 più 13. Fatica ancora tanto Valsese nonostante il vantaggio fisico in attacco. Si cerca ancora Luca sotto, purtroppo qui la palla va in tribuna, finisce dalle nostre parti. E c'è il cambio proprio per Luca Bedetti. Costa Sinari lo vede un po' su di giri, un po' fuori giri, e rimette Nicola Bianchi in campo. Sicuramente sarà giusto un mini riposo per Luca, comunque ci può stare visto che ha giocato quasi tutto il primo tempo. Paolini lasciato libero da Moretti, ancora un altro tap-in, questa volta di Giorgi, per il meno 11. Gioele palla in mano, prova a organizzare, sempre fuori dai tre punti per Saponi. Gran difesa su Mattia Cardellini, che però adesso riesce a ricevere la tripla, grande, gran canestro, questo veramente voluto da Mattia per di nuovo il più 14 Angel. Fondamentale questo canestro. Fallo per Gioele, dovrebbe essere il terzo fallo per lui. Infatti subito sul cambio Luca Pesaresi per il terzo fallo di Gioele Moretti, e anche di là c'è un cambio, esce Giorgi, rientra Zucca, rimessa laterale per Valsesia, vediamo per chi se la giocherà. Palla fuori a Tomasini, gioca due con Zucca, Fosqui cerca il fallo di Saponi, ma niente da fare, Paolino ancora dentro. Paolini sta forzando molto queste ultime azioni in penetrazione. Palla ancora però con rimbalzo offensivo, sono stati vari rimbalzi offensivi questa partita, giustamente lasciato libero Gatti, che nel primo quarto aveva subito colpito con le triple appena entrato, poi per fortuna si è un po' raffreddato nel proseguo della gara. Qui Pesa prova, ma niente, non prende neanche il ferro e si tenta un contropiede. Ragionato Quartuccio, siamo sempre sul più 14 Angels. Gioca 2 Quartuccio, Zucca, lasciato libero nell'angolo, non va la tripla, rimbalzo di Fusco. Bisogna ragionare qui. Vediamo Pesa, forza, niente da fare. Palla fuori a Saponi. Qui tiri troppo affrettati, ma si sbagliano i giocatori di Valsesia e non si capiscono i due, e Paolin regala una rimessa a fondo. E il time out di Costa Cinari, che vuole riordinare le idee dopo 6 minuti del terzo quarto. Coach Pansa veramente si sta buttando con tutta la propria energia per cercare di risvegliare i propri giocatori, li va a riprendere su ogni errore, cerca di spiegar loro quali sono gli atteggiamenti giusti. Energia allo stato puro, ce l'abbiamo qui davanti, lo vediamo veramente ogni volta che c'è un cambio, va a prendere il giocatore e a spiegargli per filo e per segno tutto quello che non gli è piaciuto. È un modo di far crescere i giocatori, no Stefano? Sì, sicuramente questo è fondamentale. È fondamentale per la crescita di tutti i giocatori. Adesso naturalmente i giocatori più di esperienza hanno meno bisogno, però
anche Sant'Arcangelo, col fatto che siamo veramente giovani e abbiamo bisogno di imparare da tutte queste piccole cose per crescere. Adesso rimessa in attacco Sant'Arcangelo nelle mani di Pesaresi, palla Cardellini di nuovo a Pesa. Aveva disegnato una bella azione Costa Sinari, purtroppo sul rimbalzo la palla è di Valsesia, toccata dal capitano. Siamo sul più 14, si organizzano le marcature Sant'Arcangelo, vediamo come escono le due squadre dal time out. Si gioca sempre sotto sul mismatch contro Luca Pesaresi. Qui Pizzo Bianchi aveva capito tutto 5 secondi prima, palla recuperata, si gioca sotto per Sapo che ha vantaggio, niente da fare, non c'è il fischio arbitrale, Sapo deve rientrare il più presto possibile. Siamo 5 contro 4 e qui c'è l'infrazione di campo molto dubbia visto il tocco di Cardellini. Comunque palla Sant'Arcangelo nella metà campo offensiva. Back out violation, ritorno in zona difensiva per Valsesia. Probabilmente ha ragione coach Pansa a dire che può essere stato un errore, vada dall'arbitro dicendogli ogni tanto sbagliamo noi, ogni tanto sbagliate anche voi. Qui in questo caso c'era stato il tocco di Mattia Cardellini, quindi poteva non arrivare la fischiata. E ecco che nella più classica delle cose si fanno due errori, e cioè si va a compensare, che non è mettere a posto una brutta fischiata, ma è fare due errori, due brutte fischiate. Purtroppo gli arbitri come noi sono persone e la psicologia a volte porta anche a questo. Comunque andiamo avanti, non è cambiato nulla. Adesso gli Angels sono in difesa, c'è una forzatura importante da parte di Giovara, viene dato il fallo a Cardellini, ma sinceramente è un po' fallo generoso. Comunque questa è la decisione degli arbitri, quindi saranno due tiri liberi per Giovara. Cardellini adesso va a spiegarsi con l'arbitro, a dire gli hai fatto un regalo, va bene tutto ma questo è un regalo. Giovara fa 0 su 2, segno che c'era San Giovanni in tribuna che vegliava. Pesaresi spara da 3 punti, ma diciamo che non è proprio al 100%, e si vede perché il tiro non lo sta aiutando. Arriva la rubatona d'intanto di Mattia Cardellini, si va da Fusco, capitan Saponi contro Zucca, serie di finte di Saponi che alza il semigancio. Questo è un canestro veramente complicato e realizzato molto bene da capitan Saponi. Tomasini dall'altra parte vuole giocare l'uno contro uno ma sbaglia il tiro, l'ultimo tocco è di capitan Saponi, sarà rimessa per gli ospiti. Giacomelli intanto pronto a rientrare al posto di Giovara. 2:37 da giocare, 5-5-3-9 il vantaggio di Sant'Arcangelo. La palla arriva a Quartuccio, si va da Tomasini che tira da 3, sbaglia, rimbalzone di Alberto Saponi e adesso è Mattia Cardellini che imposta per i suoi. La palla per Pesaresi, capitan Saponi, ancora la palla che si alza ma non trova il fondo del secchiello, infrazione di passi secondo l'arbitro. Saponi dice io ho fatto passi perché prima c'è stato un fallo, l'arbitro non è d'accordo,
i compagni di Alberto gli dicono: non ti preoccupare, non è successo nulla, era buona la prima iniziativa, poi sfortunato il ferro non ha accolto il tiro del capitano. A quel punto forse valeva la pena riaprire fuori per giocare, anche perché c'erano altri 14 secondi. Luca Bedetti intanto è sul cubo dei cambi, qui bucata totalmente la difesa del Sant'Arcangelo che si è fatta fregare nel più classico dei backdoor. La palla per Saponi, non gioca il mismatch con Quartuccio. Pesaresi dà una palla schiacciata che purtroppo è molto bassa, Saponi non riesce a prenderla. 1:43 da giocare, esce Saponi, rientra Bedetti. 5 piccoli per Sant'Arcangelo. Basket champagne. Sì, sì. Veramente basket champagne. Qui due disattenzioni stavano portando a un altro canestro di Valsesia. Purtroppo siamo già in terza azione di fila, Sant'Arcangelo distratta. Prima il canestro da sotto di Gatti, ora un tiro completamente libero lasciato a Giacomelli, dormito sul rimbalzo offensivo. Adesso Sant'Arcangelo deve un attimo riorganizzare questo minuto e mezzo fondamentale. Valsesia stranamente sta giocando solo utilizzando i mismatch e per ora non sta dando risultati. Siamo più 13 Angels. Vediamo se questo minuto e mezzo come reggerà Sant'Arcangelo senza il suo totem Saponi. Va anche il secondo con l'aiuto del ferro per Zucca. Siamo 55-43 per i nostri Angels. Adesso sicuramente senza Sappo un attacco più mobile e Pesa lasciato libero con la finta. Niente da fare, oggi purtroppo per Luca non è ancora andato a segno dalla lunga distanza. Si gioca Zucca, prova a prendere posizione contro Fusco, non viene servito. Cambio difensivo, si proverà ancora sotto per Zucca, no, va il tiro. È la quarta tripla per Gatti stasera, gran mano per questo giocatore. Purtroppo la tripla di Gatti fa rientrare sotto i 10 punti Valsesia, che anche dalla panchina sta facendo un grande incitamento a tutti i compagni. Qui Luca riprova il suo 1-1 e la palla finisce in tribuna. Veramente dei brutti attacchi al momento per Sant'Arcangelo. Cambio, rientra Paolin per Valsesia al posto di Quartuccio. Forse probabilmente l'ultima azione d'attacco per Valsesia di questo terzo quarto. Siamo 55-46 per gli Angels. Tomassini organizza, chiama Zucca ma poi gli dice di attendere, vuole giocare sugli ultimi secondi e Tomassini va dentro. Purtroppo sul tapin di Zucca. 10 secondi al termine, 55-48, cancellato quasi tutto il vantaggio, metà del vantaggio di Sant'Arcangelo. Eravamo a parziale di 9-0 per Valsesia, da sotto di 16, ora è sotto solo di 7 punti. Adesso Valsesia probabilmente spenderà anche gli altri due falli prima del bonus, infatti abbiamo fatto rientrare Dotti per Tomassini. Vediamo la scelta difensiva con Pesaresi, no, non si fa fallo, lasciato libero a Cardellini dall'angolo, è tripla fondamentale per chiudere il quarto. 58-48, colpevolmente la difesa di Valsesia non fischia fallo, non commette fallo, un piccolo contatto su Pesaresi non fischiato e dall'angolo colpevolmente lasciato libero dalla difesa Cardellini segna il più 10. Ancora doppia cifra di vantaggio nell'ultimo intervallo, l'ultimo mini intervallo della partita. Ultimi 10 minuti, più 10 Sant'Arcangelo, palla in mano, palla riconsegnata a Pesaresi, poi si va da Cardellini.
Pesaresi che riceve, va da Saponi, palla fuori, Bianchi per Cardellini, si chiama lo schema, sono 6 secondi, è ora di tirare. Pesaresi va a subire il fallo. La palla già tornata in mano a Mattia Cardellini, penetrazione, poi si scivola, brutta la botta perché ha colpito di testa il parquet Mattia, è stata veramente una brutta botta proprio qui davanti, scivolata completamente, il piede d'appoggio ha dato una testata sul parquet, è andato giù veramente con un colpo di quelli da KO, perché nel momento dell'arresto gli è proprio partito via, gli è partito via il piede d'appoggio e quindi è andato giù piatto. Sempre brutto vedere purtroppo quando c'è il parquet bagnato, sono quelle cose che fanno veramente male. Gli applausi del Pala SGR per Mattia Cardellini che si rialza in piedi. Botta data anche coi denti nel contraccolpo, perché chiaramente questa è sfortuna, perché sì, l'avversario chiaramente ci ha messo il corpo e spingeva contro, ma non è colpa chiaramente dell'avversario, è colpa del fatto che si sta asciugando il parquet, perché su questo tipo di azioni quando si è veramente al limite si va a cercare anche il minimo vantaggio sulla penetrazione, è chiaro che se ti parte il piede d'appoggio poi la conseguenza è che ci si va veramente a far male, ci si schianta sul parquet. Dotti porta avanti palla per i suoi, Paolin si butta dentro, penetrazione, la palla sporcata da Saponi, poi arriva il tapin di Zucca. Chiaramente Zucca, l'abbiamo detto, è estremamente atletico, questa è una cosa che Sant'Arcangelo non ha in questo momento, un giocatore di quell'altezza e con quel tipo di atletismo. La palla consegnata a Pesaresi, serie di finte di Pesaresi che tira da 3 punti buttandosi indietro, finisce sotto al giocatore avversario che pur di non farlo tirare gli si è catapultato addosso, Gatti gli salta addosso, poi si lamenta lui con gli arbitri, al limite potrebbe essere fischiato un fallo dopo il tiro, ma non fischiare nulla è un po' generoso nei confronti di Valsesia. Tiro di Pesaresi è un tiro della disperazione allo scadere dei 24, chiaramente buttandosi indietro, ma Gatti veramente gli si è steso addosso. In questo caso si poteva tranquillamente fischiare, non è di questo avviso l'arbitro, quindi va bene così, però diciamo che termini di regolamento, un fallo dopo il tiro ci poteva stare tranquillamente, insomma. Arriva il tentativo di recupero da parte di Luca Bedetti, tiro da 3 sbagliato, Dotti prende il rimbalzo e segna il tapin volante. 8 e mezzo da giocare all'ultima sirena, Cardellini che nel frattempo è rientrato al posto di Bianchi, va a servire Luca Bedetti, si va da Moretti, 3 punti per Moretti. Otto minuti e 10. Tanti ragazzi di Sant'Arcangelo che veramente ci mettono il cuore e l'anima e vanno a trovare i punti. Bella la rubata di Cardellini che poi consegna a Luca Bedetti. Paolin vuole andare a stoppare, qui ci potrebbe essere anche il canestro buono perché la palla aveva già toccato il tabellone. L'arbitro dà 2 tiri liberi, quindi non è canestro buono secondo l'interpretazione arbitrale, però a onor del vero
Luca Bedetti aveva appoggiato la palla al vetro e una volta che la palla viene appoggiata al vetro il canestro dovrebbe essere convalidato. Piccolo errore arbitrale, sbaglia poi il primo libero Luca Bedetti. Peccato perché poteva essere un'azione da tre punti e invece è un'azione che non porta nulla. 7 minuti e 50, 6-1-5-2 per Sant'Arcangelo che adesso sta difendendo. Gatti l'uno contro uno con Moretti, braccio esterno molto largo, si va da Quartuccio, Paolin, ancora Gatti, lo scarico per Tomasini che fa la finta, poi tira e segna allo scadere dei 24. Gioele Moretti passa alla metà campo, va da Luca Bedetti. Bedetti che decide di tirare da tre e sbaglia. Il rimbalzo è di Alberto Saponi. Qui Luca Bedetti ha avuto molta fretta di andare a concludere. Sarà rimessa per Sant'Arcangelo. Terzo fallo di Zucca. Si attende perché bisogna pulire il campo. Sarà molto importante riuscire a tenere alta la concentrazione per i ragazzi di Sant'Arcangelo. Mattia Cardellini è lì in campo, sta parlando con Quartuccio. Sicuramente una partita speciale per lui avere Eugenio Rivali che lo guarda. Cardellini si va da Saponi, ancora il consegnato per Cardellini che subisce un colpo, si lamenta con gli arbitri, poi la palla finisce in mano a Paolin e va a subire il fallo di Mattia Cardellini che ferma il contropiede. Sette minuti da giocare, la palla Gatti, si va da Tomasini, lo scarico per Gatti che tira da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Paolin. Ecco qui il commento tecnico serve perché si dice sempre di fare il taglia fuori anche sulle guardie, in questo caso è fondamentale fare il taglia fuori anche sulle guardie. Purtroppo siamo già al quinto sesto tap-in e gli ultimi tre mi sembrano tutti usciti da guardie, quindi da esterni. È chiaro che sugli aiuti sotto canestro ci può essere un non taglia fuori di un lungo, però non è possibile che sia già il quinto sesto tap-in in 12-13 minuti. Questo sicuramente è una cosa che non va assolutamente bene. Costa Azionari ha fatto benissimo a chiamare time out. Sembriamo un po' sulle gambe onestamente, perché Valsesia ha giocato con 10 giocatori e ha girato molto. Sicuramente in questo momento la rosa più lunga, noi siamo un po' più corti visto gli infortuni a Francesco Bedetti e Botteghi, però i ragazzi devono stare concentrati almeno con la testa e senza cercare conclusioni personali affrettate che portano solo a contropiedi avversari. Speriamo adesso che i ragazzi entrino con un'altra testa. Questo quarto periodo è iniziato non al meglio, il vantaggio adesso si è assottigliato a soli 4 punti. Trippa di Sapone, non prende neanche il ferro, però dalla panchina il pubblico prova ad incitare comunque la squadra. L'aiuto del pubblico sarà fondamentale anche in questo momento. Siamo stanchi di gamba ma dobbiamo essere assolutamente concentrati e mantenere l'adrenalina alta, perché sennò si rischia. Tomasini prova la penetrazione, Saponi
aiuta a prendere il rimbalzo. Gioele per Luca Bedetti, lasciato molto spazio a Luca, palla in angolo a Gioele, penetrazione di nuovo, un giocatore libero, ma si serve Giulian Gualtieri che trova il fallo. Questa volta gli arbitri premiano il ventenne di San Marino e saranno due tiri liberi per il nostro Giulian Gualtieri. Oggi è la prima volta in lunetta per Giulian. Siamo sul 61-57, a 6 minuti dal termine. Primo segno per Giulian, più 5. Andiamo Valsesia, già il bonus dopo 4 minuti. Questo sarà un'altra, questa può essere una notizia importante per Sant'Arcangelo. Non va il secondo per Giulian. 6 minuti al termine, più 5. Quartuccio per Tomassini. Gioca 2 con Zucca, trova in angolo Paolin che penetra contro Moretti. Leggermente in ritardo fin dall'inizio. Prova a chiudere, ma va a segno Paolin. Meno 3 Valsesia, 62-59. Cardellini chiama il gioco, servito Luca Bedetti, è un fallo. E vedi, questo bonus ci porta a 2 tiri liberi. Cambio, rientra Santa Rossa da almeno 10 minuti in panchina, tenuto il corso per gli ultimi 5 minuti. Santa Rossa con 3 falli. Sicuramente adesso per Valsesia sarà fondamentale la sua esperienza. Rientra al posto di Gatti. Va a segno il primo libero di Luca, più 4 Sant'Arcangelo. Buono anche il secondo di Luca Bedetti. 6-4-5-9, 5 minuti e mezzo da giocare. È uscito Gatti, autore di 18 punti, miglior marcatore della partita. Importante per Sant'Arcangelo adesso stringere le maglie difensive, poi chiaro che sarebbe importante farlo senza commettere fallo. Qui arriva il fallo contro Mattia Cardellini. È il quarto fallo per Mattia Cardellini. Bisognerà stare attenti di qui in poi. Paolin cerca di andare via a Moretti. Lo scarico per il tiro di Zucca che non prende nulla. Stanno scadendo i 24, arriva il recupero di Mattia Cardellini che scivola ancora sul parquet bagnato, veramente. Serata difficile. C'è il parquet che ce l'ha con lui, qui la caviglia si direbbe non ha goduto niente. A questo punto non c'è dubbio che se le scarpe. 5-0-7 da giocare, ospiti in bonus Sant'Arcangelo, 2 falli di squadra. Sarà importante anche questo aspetto nel proseguo della partita, perché comunque la forbice è ancora molto stretta. Rimessa per gli ospiti sulla scivolata di Cardellini, quindi dobbiamo interpretare che sia stata infrazione di passi per gli arbitri. Tomassini sbaglia, arriva il rimbalzone di Luca Bedetti che si butta dentro, scarica per Cardellini che spara da 3 punti, non trova il fondo del secchiello. Zucca prende il rimbalzo per gli ospiti. La linea di fondo presa da Paolin, poi arriva il fallo. Quarto fallo di Gioele Moretti con 4:44 da giocare. Palla che esce fuori, Tomassini si va da Santa Rossa che cerca di avere la meglio contro Luca Bedetti, non è così. Bedetti dall'altra parte ci pensa, arresto e tiro da 2 punti a segno dalla lunetta.
Tommasini vuole sfidare Cardellini, il mismatch fisico. Saponi abbassa la mano e questa volta arriva il fallo. Saponi 6-6, 5-9. Saponi si lamenta. Tommasini si sbaglia. Il primo è il Pala SGR che sta fischiando, stanno facendo una bolgia incredibile, 0-2, rimbalzone di Luca Bedetti che apre per Cardellini, chiamato lo schema. Arriva il grido Angels Angels, sesto uomo che vuole essere protagonista, i tifosi ci tengono e fanno sentire il loro calore. Gualtieri spara un tiro molto difficile, arriva la rubatona da parte di Mattia Cardellini, fondamentale questo extra possesso per Sant'Arcangelo che avrà la rimessa con 6 secondi per tirare. Time out di Costasinari che probabilmente vuole giocare facendo uno schema per sfruttare questi 6 secondi per andare a segno. Da coach a coach, cosa si disegna in questo frangente con 6 secondi? No, adesso Tasso sicuramente ha fatto bene a chiamare un time out, che questo è un possesso fondamentale. Chiaro che è il terzo time out, quindi adesso al momento ha finito i time out, Davide. Sicuramente si andrà sui giocatori fondamentali, su potrebbe essere per un uno contro uno di Luca Bedetti o per un gioco a due, vediamo cosa avrà disegnato Costasinari. Siamo a 3 minuti e 30, già terminati i time out per gli Angels, ancora 0 time out per Valsesia che in questo secondo tempo sta cercando di recuperare lo svantaggio. Al momento siamo a 66-59. Vediamo per chi giocherà, potrebbe esserci anche una palla in angolo per i tiratori Gualtieri o Moretti. Vediamo tutti in linea, tutti in linea. Dovrebbe essere proprio Giulian Gualtieri il primo a uscire, che infatti prende l'angolo opposto. Vediamo l'uno contro uno di Bedetti. Oh, eccolo! Giustamente si è giocato per la penetrazione di Luca Bedetti e pronti sugli scarichi dagli angoli Giulian Gualtieri e Gioele, ma non c'è stato bisogno perché Luca è andato dentro come un carro armato. Più 9 Angels. Tommasini si palesa sul piede sulla gran difesa di Gualtieri. Adesso Cardellini chiama gioco 1 organizzato. Adesso bisogna giocare anche col tempo, questi ultimi 3 minuti. Palla Saponi, fuori per Bedetti, ancora per il suo 1 contro 1. Piede, si rigioca con 14 secondi, va benissimo. Cambio, intanto rientra Dotti per Tommasini, si abbassa il quintetto. Il messa laterale, palla in mano a Luca Bedetti, e l'uscita di Gioele. Ancora si gioca sul lato forte con Luca e Saponi, niente da fare. Luca continua a insistere sul tiro da fuori, che non è il suo forte. Attacco di Paulin, sull'uno contro uno. Gioele fa veramente fatica a tenerlo. Sicuramente Paulin è molto più rapido di piedi. Gioele sta cercando di fare il massimo. Più 7 Sant'Arcangelo, 2 minuti e 20 al termine. La palla per Luca Bedetti, spara ancora da 3 punti e il risultato è sempre il solito,
stasera purtroppo non ha feeling col tiro dalla lunga distanza Luca. Dall'altra parte Paolin gioca completamente da solo, ma ha ragione lui perché porta a casa i due punti. Due giri di lancette, 5 punti. Gualtieri, palleggio veramente insistito nella ricerca dell'uno contro uno contro Dotti. Poi arriva il tiro da tre di Gualtieri. Rimbalzone di Luca Bedetti, la palla va fuori per Cardellini. Si va da Moretti, il tiro da 3 punti, solo primo ferro. Rimessa per gli ospiti con 92 secondi da giocare. Adesso arriva il time out per coach Pansa. Se giocate al limite dei 24 potrebbero mancare appena 4 azioni al termine della gara. Chiaramente l'interesse degli ospiti è quello di cercare dei punti nella maniera più rapida possibile. E il problema grosso in questo momento per entrambe le formazioni sarà quella di capire chi atleticamente avrà quel qualcosa in più da mettere sul parquet. Nel caso di Sant'Arcangelo per tenere il naso avanti, nel caso invece di Valsesia la possibilità è tutta nel fatto di difendere la morte e cercare delle conclusioni veloci magari dall'arco dei 6,75. Non vedo Kerry sul parquet, quindi Sant'Arcangelo dovrà essere assolutamente brava a difendere. Paolin, serie di finte, poi tira da 3 punti, ce lo immaginavamo, sbaglia. Rimbalzone di Luca Bedetti, non c'è il fallo sistematico chiaramente, e quindi Sant'Arcangelo adesso giocherà al limite come avrebbe fatto Mauro Bonaiuti ai tempi della DNA. Sarebbe morto con la palla in mano. In questo caso arriva la tripla di Bedetti che va sul ferro, la palla finisce in mano a Saponi che viene steso per gli arbitri, è tutto regolare. Gatti tira da 3 punti, 21esimo punto per Gatti. La palla Moretti, 50 secondi alla fine, più 2 Sant'Arcangelo. Serie di colpi ma non arriva nessun tipo di fischio. La palla per Saponi che tira da 3 punti, sbaglia. Ancora il tocco di Luca Bedetti a rimbalzo. Cardellini recupera la palla, 10 secondi, adesso gli arbitri non fischiano più nulla. La palla rischiava di andare fuori, sarà palla per gli Angels, questa è corretta. Gualtieri l'ha tirata sul piede di Quartuccio che si lamenta, ma in questo caso l'arbitro ha fischiato nella maniera corretta. Sant'Arcangelo decide di buttare nella mischia Luca Pesaresi al posto di Bedetti. 5 secondi per tirare. Si va da Cardellini, la finta di Cardellini, il tiro da 3 punti, solo primo ferro, 10 secondi alla fine. Paolin, non dato buono il canestro, arriva il fallo di Cardellini, il quinto fallo, saranno 2 tiri liberi. Rientra Luca Bedetti, dentro Zucca per Dotti, per Valsedia, per cercare l'eventuale rimbalzo. Adesso il Palace GR è una bolgia, Paolin ricoperto letteralmente di fischi.
Sant'Arcangelo vuole portare a casa questa partita. Liberi complicati adesso. Segna il primo Paolin, dimostrando veramente una bella faccia tosta. Ragazzo che non ha paura. Segna anche il secondo. Palla Pesaresi che viene sbilanciato, tira da tre punti, solo primo ferro, overtime. Attenzione, sta per partire l'overtime. Trema tutto, cuori, ginocchia, i polsi dei ragazzi in campo da entrambe le parti. Partita che si fa sempre più difficile. Paolin si butta dentro e va a appoggiare due punti. Bianchi giustamente dice, allargando il braccio, ma l'arbitro non è d'accordo. Vedetti chiama lo schema. Arriva il fallo subito da Luca Vedetti. Fallo di Santa Rosa. Due liberi per Luca Vedetti. Sbaglia il primo. Poco più del 60% stasera dal campo ai tiri liberi per Sant'Arcangelo, veramente una percentuale che normalmente non è degli Angels. Santa Rosa si butta dentro, perde la maniglia, voleva il fallo ma ha veramente lasciato andare la palla. Bisogna dare una mano e infatti Moretti se ne accorge, perché Pesaresi è veramente pressato alla morte da Quartuccio. Più due per gli ospiti. Bianchi si va da Luca Vedetti, Pesaresi la sua finta, poi lo scarico per Moretti. Bisogna andare a tirare, viene data infrazione di passi a Gioele Moretti. Gioele non è d'accordo. L'azione si è svolta proprio qui davanti a noi, onestamente non sembrava. È un po' di indecisione di Gioele per passare la palla a Luca Vedetti, ha portato a questa infrazione di passi, dubbia, ma probabilmente gli arbitri hanno visto meglio di noi. Palla nelle mani ancora di Paolin determinante nel quarto periodo con 10 punti, è ancora a segno. Nei primi tre quarti 0 su 6 dal campo per Paolin. Ha segnato 10 punti nel quarto periodo con i due liberi quasi allo scadere. Adesso facciamo veramente fatica a contenere Paolin sulle penetrazioni. Palla sotto a Saponi, se non c'è il fischio c'è l'infrazione di passi. Saponi chiede spiegazioni, il fallo secondo noi poteva esserci. Saponi adesso viene richiamato. Niente da fare, palla Valsesia, più 4 Valsesia. Sant'Arcangelo è ferma almeno da 4 minuti senza segnare. Siamo ancora fermi a 68. Riparte l'azione con Quartuccio, 3 minuti e 15 al termine. Naturalmente tutte e due le squadre in bonus, siamo nel supplementare. Adesso ho lasciato un po' di spazio a Paolin. Vediamo Saponi, qui c'è il fallo di Saponi, sì. Purtroppo questo è fallo di Saponi. Paolin ha provato l'uno contro uno sul cambio difensivo. Sapo costretto al fallo, è il quarto per il capitano. Paolin di nuovo in lunetta, prova il casino, il pubblico, è ancora a segno Paolin. Segnato tutti e 5 i punti del supplementare.
3 minuti al termine. Non va il secondo. Palla Pesaresi, chiamata Corna. Corna col doppio piccarolo alto. Vediamo, servito Saponi sotto, gli arbitri non fischiano ancora, però stavolta Saponi riesce ad appoggiare dolcemente al tabellone. Meno 3 la difesa di Pizzo Bianchi a tutto campo, al limite quasi degli 8 secondi. Errore di Pizzo, lascia il tiro da 3 libero a Paolin. Rimbalzo di Saponi. 2 minuti e 20, meno 3, palla Pesaresi. Entriamo di nuovo nei momenti caldi, gli ultimi 2 minuti. Pesa, non ha la forza, ma rimbalzo di Saponi e qui c'è il fallo. Forse nella situazione in cui c'era meno fallo, con Santa Rosa che prende la palla, viene fischiato. Diciamo che tutti i falli non chiamati prima, viene. È il quinto fallo di Santa Rosa, saranno 2 liberi per il capitano, che fondamentali. Big Sapo in lunetta. Buono il primo di Arvida Saponis. Due su due, un solo punto divide le due squadre. Arriva la chiamata zona per Sant'Arcangelo. Si vuole sfidare al tiro Valsesia. Paolin con la palla in mano si butta dentro, lo scarico di Zucca che sembrava aver commesso infrazione di passi, gli arbitri non fischiano, né quello né il contatto che Zucca aveva subito, lui voleva il fallo. Arriva il grido Angels Angels adesso da parte dei tifosi. Moretti porta sulla palla per i suoi. Si va da Bianchi. La palla, bello l'assist di Bianchi per Saponi. Grande assist di Nicola Bianchi. Più uno Sant'Arcangelo, ancora la zona. Si prende il tiro di Tomassini, sbagliato, rimbalzone di Pesaresi. Un minuto e 20. Più uno Sant'Arcangelo. Blocco di Capitan Saponi. Pesaresi, lo scarico per Moretti. Finte di Moretti, Bianchi spara da 3 punti. Solo Ferro, rimbalzo di Pesaresi. Altri 10 secondi per poter tirare. Pesaresi, serie di finte, tiro da 3 punti, niente di fatto, la palla non tocca il ferro. Bianchi si era gettato come un'aquila a rimbalzo, ma purtroppo la palla non prende il ferro e quindi è impossibile recuperarla. Ancora più uno Sant'Arcangelo, 56 secondi alla fine. Paolin si continua con la difesa, ancora la zona di Sant'Arcangelo. Paolin, il tentativo di Gatti che all'ultimo secondo scarica per Quartuccio. Buona la difesa di Sant'Arcangelo, una preghiera quella di Quartuccio. Ottimo il rimbalzo. Pesaresi palla in mano. Ultimi 30 secondi. Pesaresi, le sue finte, l'appoggio al vetro. Più 3 Sant'Arcangelo. Palla SGR che impazzisce. I primi 2 punti di Luca Pesaresi arrivano a 23 secondi dalla fine del tempo supplementare. Pesa era 0 su 9, segna al momento il canestro più importante, è il più 3 per Sant'Arcangelo. Pesa e Pizzo hanno rialzato, secondo me, Sant'Arcangelo in questo supplementare, forse i due più freschi, perché Sapo e Bedetti sono in campo da più di 40 minuti.
Vediamo adesso 23 secondi, 24 secondi alla fine, più 3 Sant'Arcangelo. Vediamo cosa disegnerà e quali saranno le direttive del coach di Valsesia per questa per ora ultima azione d'attacco. Rientrano in campo le squadre, vediamo se proverà un gioco per un tiratore. Gatti in campo, vediamo, rimessa laterale in attacco per Valsesia. Il grido Angels Angels, il pubblico ci crede, la curva gialloblu, la curva più giovane d'Italia, è lì che spinge per i propri colori. La palla arriva a Gatti che spara da tre punti e va a impattare la partita. Ventun secondi da giocare, tutto da rifare, pari e patta. Time out ovviamente chiamato da Coach Tassinari. Allora, a questo punto Sant'Arcangelo ha fondamentalmente due scelte. La prima è quella di cercare di tenere palla fino allo scadere e tentare una conclusione di quelle rocambolesche e incredibili che potrebbero dare la vittoria della partita all'ultimo secondo. L'alternativa, dare la palla a Luca Bedetti e lanciarlo contro la difesa avversaria per cercare di portare a casa magari un'azione da tre punti con un canestro e un fallo. Vedremo quale sarà l'idea di Coach Tassinari. Palla SGR che vuole assolutamente questa vittoria. I cuori gialloblu stanno battendo tutti all'unisono. Luca Bedetti mette un piede in campo per l'arbitro e quindi è invasione, cambio rimessa. Invasione sulla rimessa. Qui Paolin con la palla in mano lancia via Gioele Moretti. Ormai tanto va tutto bene. Paolin, lo scarico sotto per Tomassini. 4 secondi da giocare, bisogna tirare. Pesaresi tira, sbaglia. Valsesia porta a casa una partita incredibile. Purtroppo per Sant'Arcangelo finisce male contro Valsesia, così come era successo all'andata. Sembra che le rimesse contro questa formazione siano sempre contro Sant'Arcangelo. All'andata si era perso di uno per una rimessa data da Pesaresi a Cardellini, su cui era stato commesso un fallo non sanzionato e quindi il contropiede per la vittoria di uno di Valsesia. In questo caso l'errore ancora dalla rimessa, questa volta di Luca Bedetti, che mette un piede in campo e va a regalare l'ultimo possesso a Valsesia, che poi è brava a portare a casa la partita. Complimenti ai ragazzi in campo, a Valsesia che non si è mai lasciata andare, ha sempre cercato di arrivare alla vittoria. Bravi anche i ragazzi di Coach Tassinari che ci hanno messo veramente tutto, ma questa sera non è bastata. Per il momento, in attesa delle consuete interviste, un saluto e un ringraziamento da Simone Stargiotti. Stefano Oppi, buonanotte a tutti.